Si è tenuto a Sulmona, nell'oratorio salesiano in piazza Capograssi, l'assemblea annuale degli associati all'ABIS, associazione donatori di sangue. Si è proceduto alle varie incombenze statutarie con varie relazioni, tutte approvate all'unanimità. Per il comune di Sulmona presente il consigliere Mauro Tirabassi. Il momento più importante e più significativo, la consegna delle benemerenze associative. Sono stati premiati alcuni donatori benemeriti. Alcuni soci donatori sono delle vere e proprie centraline di sangue con numerose donazioni negli anni. L'elenco dei donatori è molto lungo, non solo sulmonesi, ma dell'intero territorio. Nell'Abruzzo interno ed anche a Sulmona la donazione di sangue è molto sentita. Ci sono anziani che hanno fatto molte donazioni e giovani che si avvicinano a questa nobile pratica. È bene dire che si tratta di puro volontariato, con il solo compenso morale di poter salvare delle vite umane. Noi abbiamo avuto un incremento di circa il 22% e siamo arrivati a 615 donazioni, di cui 68 di plasmaferesi, quindi abbiamo raggiunto dei risultati veramente molto positivi per quello riguarda l'attività donazionale del 2017. Dobbiamo ringraziare i ragazzi del servizio civile che svolgono l'attività sia in sede ma soprattutto presso il centro trasfusionale. Riusciamo a sopperire anche a quelle che sono le carenze del centro trasfusionale stesso, in quanto sono sempre con i medici sotto organico, e quindi ringraziamo quei medici presenti che riescono con il loro impegno e il loro sforzo a far sì che i risultati siano sempre molto positivi. Il bilancio, diciamo, è sostanzialmente buono, anche se non si è raggiunto completamente l'autosufficienza di sangue intero, si è dovuto importare qualcosa come 2000 sacche, ma questo è dipeso anche dalla questione della chikungunya, che ha fatto sì che ci sono state delle sospensioni per lungo periodo di persone che andavano verso il Lazio, e quindi si è ridotto di molto il numero dei collaboratori e dei donatori. L'ABIS oggi l'ha ricordato, circa 400 soci su Sulmona e circondario, e che svolge un'attività importantissima e che diversamente invece potremmo avere dei problemi non avendo associazioni di questo tipo che si dedicano a questa opera di volontariato.